voleva far cremare la moglie per ereditare la casa. Questa è una delle ipotesi degli inquirenti sul caso dell'omicidio di Isabella L'Insalata, la ginecologa trovata morta il 31 ottobre 2021 nella sua casa di Bologna. Il marito, Giampaolo Amato, oculista ed ex medico sociale della Virtus, la squadra di pallacanestro del capoluogo emiliano, è sotto accusa per aver avvelenato la moglie con massicce dosi di benzodiazepina, un tranquillante e un potente anestetico, farmaci che Isabella non assumeva e che si possono ottenere solo con una prescrizione medica o in ospedale. Le accuse non si fermano qui. Amato è anche accusato dell'omicidio della suocera, Giulia Tateo, morta poco meno di un mese prima rispetto a Isabella. Entrambi i delitti sarebbero stati commessi con lo stesso mix letale di farmaci sottratti, secondo l'accusa, da uno degli ospedali in cui Amato lavorava. Il movente dietro questi atti sarebbe di natura sentimentale ed economica. Il medico aveva una giovane amante e da qualche tempo viveva separato dalla moglie. Secondo quanto emerso dalle indagini, non voleva perdere la proprietà degli immobili intestati a Isabella e alla suocera, che con i loro decessi sarebbero passati a lui e ai figli. Così avrebbe avvelenato entrambe, al fine di assicurarsi le proprietà e di vivere la relazione con l'amante alla luce del sole. Dopo la morte della moglie, il medico avrebbe persino suggerito di cremare subito la salma, come indicato nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Claudio Paris. L'immediata cremazione avrebbe definitivamente precluso ogni successivo accertamento sulle cause della morte. I figli e la sorella di Isabella si erano tuttavia opposti. Era stata la stessa sorella a chiedere che sul corpo venisse svolta l'autopsia. I suoi sospetti risalivano già a un paio di anni prima, quando una sera, trovando Isabella molto intontita, la sorella aveva preso nell'appartamento una bottiglia di vino su cui aveva poi fatto eseguire dei test. All'interno della bottiglia c'erano tracce di midazolam, la stessa benzodiazepina trovata durante le analisi. L'ipotesi, dunque, è che il medico somministrasse quei farmaci alla moglie già da tempo. Gli stessi dubbi erano sorti anche ad Alessandra Calanchi, amica d'infanzia di Isabella e docente di letteratura anglo-americana all'Università Carlo Bo di Urbino. Calanchi ha descritto la vittima come una donna eccezionale. Oltre a essere ginecologa, Isabella lavorava anche come medico di base ed era consulente professionale della Lega del Latte. Racconta l'amica: Isabella era presente quando sono nati i miei due figli ed è stata la madrina di mia figlia. Quando è morta avevo il cuore spezzato. Io e lei eravamo amiche fin dall'asilo, ma conoscevo anche lui da tanti anni. Ho sperato fino all'ultimo che saltasse fuori un'altra spiegazione. Inconsciamente lo spero tuttora. Anche all'amica era sembrata da subito strana la richiesta di cremazione del cadavere da parte del marito. Inoltre, erano state escluse anche le ipotesi del malore e del suicidio. D'altra parte, i motivi attribuibili al marito erano evidenti. La relazione extraconiugale di Amato era complicata dalle persecuzioni messe in atto dalla stessa amante verso Isabella e i figli. La donna, infatti, aveva preso l'abitudine di inviare alla vittima le conversazioni tra lei e il marito, tanto che la povera Isabella si era rivolta a una psicologa e a un avvocato per diffidarla dal continuare a tormentarla con messaggini e telefonate. Nonostante la ginecologa avesse elaborato con forza d'animo la delusione per quel matrimonio ormai giunto alla conclusione, non avrebbe voluto separarsi perché era molto cattolica. Le ultime volte che aveva parlato con Calanchi, aveva però confidato che l'unica cosa che chiedeva a Giampaolo era di prendere una decisione, di non continuare nelle sue ambiguità. Ma l'unica decisione presa dal marito sarebbe stata quella di avvelenarla, pensando così di sbarazzarsi del problema e continuare a vivere la sua vita con l'amante e gli immobili ereditati. Ora queste accuse dovranno essere provate a processo, mentre lui continua a dichiararsi innocente.